Innanzitutto ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto per riflettere insieme sull'amore umano nel Cantico dei Cantici. È un tema sul quale a lungo ho ricercato, un tema sul quale costantemente ritorno, un tema che penso decisivo all'interno di un cammino di umanizzazione, ma anche all'interno di un cammino di vita cristiana. Il tema è un tema molto delicato e vi confesso che pur andando sovente a questo libro, raramente accetto di parlare dell'amore umano nel Cantico dei Cantici. Questa forse è la terza volta in cui ho deciso di acconsentire alla domanda, ma è la terza volta a partire dal 1977, quindi ormai, che dico, 43 anni, dico bene? 43 anni perché allora ho scritto un libro con un commento al Cantico dei Cantici, il titolo del libro era Lontano da chi? Lontano da dove? E può darsi che mi decida un giorno o l'altro a pubblicare questo commento che è invece sull'amore umano. È già scritto, resta nel cassetto, ho molte esitazioni. Comunque questa sera vi ripropongo una lettura come voi avete chiesto e come dice in maniera molto eloquente il titolo dei vostri incontri, attratti dal corpo, espressione che può darsi sia anche per qualcuno un'espressione che turba, ma è una fondamentale esperienza umana, quella di essere attratti dal corpo, ed è proprio nell'attrazione dei corpi che noi inscriviamo innanzitutto dei cammini di umanizzazione personale, dei cammini di umanizzazione nella storia d'amore e inscriviamo anche l'amore con tutto il suo significato. Qualche precisazione prima di entrare nel commento. Voi sapete che la Bibbia è una piccola biblioteca, perché i libri sono molti, sono libri scritti nell'arco di 1000 anni almeno, forse anche qualcosa in più, sono libri che sono stati scritti in 3 lingue, ebraico, aramaico, greco, libri che sono stati scritti a Oriente, nella zona attuale dell'Iraq, a Babilonia, e più a Occidente, con ogni probabilità a Roma, il Vangelo di Marco. Ebbene, in questa piccola biblioteca di libri se ne trova uno, nell'Antico Testamento, che porta il titolo di Shir Hashirim. Questo termine ebraico non è difficile da tradurre, Shir Hashirim, cantico dei cantici. Locuzione questa che in ebraico esprime un superlativo. Dunque questo libretto è il canto per eccellenza nella Bibbia, è il cantico più bello. Questo libretto viene attribuito a Salomone, attribuito
il grande re, poeta, che è stato re a Gerusalemme come figlio di Davide attorno al 950 avanti Cristo. Si dice di Salomone pronunciò 3.000 proverbi, i suoi canti sono in numero di 1.005. Insomma, quest'uomo sapiente, largo di cuore, era soprattutto un uomo della pace. Davide aveva voluto che lui portasse come nome Shlomo. Shlomo viene da Shalom, e Shalom sapete tutti cosa vuol dire. Vuol dire vita piena, non vuol dire solo pace. Certo, c'è la pace, ma c'è la salute, c'è la forza, c'è la vita piena. Questo è lo Shalom che si augurano gli ebrei. Ebbene, Salomone ha come nome Shlomo, potremmo dire un uomo dalla vita piena, potremmo anche tradurre un uomo di pace. Ebbene, costui, si dice anche nella scrittura, primo libro dei re, 11:2, amò molte donne, e tra tante donne molte straniere. Amò la figlia del faraone in Egitto, poi amò delle donne moabite, delle ammonite, delle idumee, delle fenice, delle itite. Ebbe 700 principesse come moglie e 300 concubine. Non spaventatevi, a quei tempi non è che ci fosse l'etica che noi abbiamo umanizzato dopo secoli e che è stata recepita nel Nuovo Testamento. E la scrittura dice ancora, sempre nel primo libro dei re 11:2, a tutte queste donne si legò con l'amore. Come faceva, lui solo lo sa. Comunque il Cantico dei Cantici è attribuito a lui. Si dice Shira Shirim le Shlomo, Cantico dei Cantici che è di Salomone. Comunque questo canto è un canto d'amore che ha alcuni protagonisti, che con ogni probabilità, per il loro nome hanno fatto sì che si attribuisca questo cantico a Salomone. Perché? Chi sono i protagonisti? Si parla di un giovane, attenzione, lascio a voi scegliere, giovane, ragazzo, certamente uno che ha una giovane età viene paragonato a un cerbiatto. Dunque, certamente un termine così evoca qualcuno nel fiore della giovinezza. Ebbene, questo giovane protagonista del cantico, ecco, si chiama Shlomo, esattamente come Salomone. La sua ragazza, o la giovane con cui nasce questa storia di amore, si chiama in ebraico Shlomit, di nuovo deriva da Shalom. Dunque, vedete, noi abbiamo Shlomo, l'uomo pieno di vita, l'uomo di pace, e abbiamo una donna, una ragazza, che si chiama Shlomit, da cui in italiano Sulamita, traduzione che si fa, e che effettivamente è stato il nome di una donna di Davide. Ma voi capite che qui i protagonisti portano questo nome perché in ogni storia di amore si ritrovino un giovane e una giovane, se sono un giovane e una giovane con una vita piena, se sono capaci di fare una storia d'amore nella vita piena, nella pace. Quindi i nomi sono fittizi, sono simbolici,
Noi non possiamo trovare dentro una storia di Salomone e di una qualche sua donna. Certamente ogni tanto il linguaggio all'interno del cantico ci farebbe dire: ma comunque quest'uomo è un nobile, è un re, e questa donna è una regina. Ma io vi avverto, state attenti, perché nel linguaggio dell'amore la poesia trasfigura la realtà. Nel linguaggio dell'amore tante contadinotte hanno detto al contadinotto mio principe, e tanti contadinotti dicono alla donna mia regina. Anche qui è il linguaggio dell'amore. Chi di voi, quando era innamorato o se è innamorato, non ha detto alla sua donna mia regina e lei non gli ha detto mio principe? Poi magari sono dei contadinotti neanche tanto ben fatti, ma nel linguaggio dell'amore noi trasfiguriamo. Quindi tutto questo ha fatto sì che sia stato tramandato come un cantico di un re, di una vicenda regale e addirittura di Salomone e di questa donna. Ma attenzione, non è così. Nel cantico c'è un altro enigma, una domanda radicale: ma perché questo libro è entrato nella Bibbia? Perché in quella serie di libri che dicono di contenere la parola di Dio c'è una storia d'amore in cui Dio non si nomina mai se non in uno dei penultimi versetti, e addirittura neanche col suo nome intiero. Mi si permetta di ricordarvelo: per gli ebrei, pur non pronunciando il nome di Dio per venerazione, il nome di Dio è il cosiddetto tetragramma, che noi non sappiamo neanche come si pronunciava, ma ormai diciamo Yahweh. Ebbene, il nome di Yahweh non c'è neanche intiero. Verso la fine ci arriveremo, c'è scritto: ma la passione amorosa è una fiamma di Yah. È un fuoco divino. Ecco, quindi vedete, Dio resta davvero non presente nel cantico. È uno dei pochi libri in cui di Dio non si parla mai, mai. E perché è un testo che sta nella Bibbia? In realtà, credo che voi lo sappiate se avete letto il Cantico e una qualunque introduzione al Cantico, è un libro che ha faticato a entrare nella Bibbia. Perché faticava? Perché il principio della Bibbia, quando gli ebrei l'hanno veramente, potremmo dire, assunta come libro contenente la parola di Dio, la Bibbia era tale per un principio: se un testo si legge nella liturgia, dunque può far parte del canone, della regola, dell'elenco dei libri biblici. Se un libro non era letto nella liturgia, allora veniva scartato. Gli ebrei, dopo la distruzione del Tempio, quando si sono trovati a Yavne, che è una città della Palestina, attorno al 90 d.C., visto che non avevano più il Tempio, hanno detto: no, facciamo l'elenco dei libri santi, cioè diamo un limite preciso alla Bibbia. E a quel momento ci fu una lunga discussione: ma possiamo mettere il Cantico dei Cantici dentro? Alcuni rabbini dissero no, 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 perché è un canto da taverna, è una canzone d'amore, è la canzone d'amore tra un ragazzo e una ragazza, è profana, non può essere sacra.
Dunque non entri nella Bibbia. Ma il più grande rabbi che c'era in quella riunione a Yavne, Rabbi Akiva, uno dei più grandi rabbi ebrei che morirà martire nel 135, nella seconda distruzione di Gerusalemme da parte dei romani, Rabbi Akiva disse: il mondo intero non vale il giorno in cui a Israele è stato dato il cantico dei cantici, perché tutti i libri della Bibbia sono santi, ma il cantico è il santo dei santi. E così da quel momento il cantico è diventato Shira Shirim, cantico dei cantici, e non a caso si ripeteva: perché tutti i libri della Bibbia sono Kedushim, ma il cantico è Kadosh Kedushim, è santo dei santi, cioè quella parte interna del Tempio dove Dio aveva la sua dimora, dove non poteva entrare nessuno, la zona santissima. Insomma, con quell'intervento di Rabbi Akiva, nel sinodo accettarono il cantico dei cantici, e quindi nella Bibbia ebraica il cantico dei cantici è parola di Dio come gli altri libri. La Chiesa, ereditando la Bibbia di Israele, se l'ho trovato lì. Diciamo la verità, era stata imbarazzata dalla presenza di questo libro. Ma il problema fu risolto con un grande padre della Chiesa, Origene, il grande maestro dell'interpretazione cristiana della Bibbia. Lui è il primo, siamo 2 secoli dopo la nascita del cristianesimo, lui è davvero il primo che fa un commento al Cantico dei Cantici, ne diventa un appassionato lettore e vi trova in questo libro una parabola, la parabola dell'amore tra Dio e il suo popolo, l'amore tra Cristo e la Chiesa. Il commento di Origene è bellissimo, forse uno dei commenti più belli, però dopo di lui più nessuno ha osato dire che nel Cantico dei Cantici si leggeva l'amore umano, più nessuno ha osato. Da quel momento in poi la lettura è sempre stata, se voi volete, tipologica. Parola che capite, significa che l'amante del Cantico dei Cantici era sempre segno, simbolo di Dio, di Cristo, e che invece l'amata del Cantico dei Cantici era Israele, era la Chiesa, era addirittura in una dimensione personale, era l'anima, ma questa sarà una derivazione molto occidentale più tardi. Sta di fatto, pensateci, che per 1500 anni, ripeto 1500 anni, nessuno ha osato leggere il cantico diversamente. Quindi ha prevalso la lettura allegorica, la lettura tipologica. E chi amava questo cantico dei cantici, forse riuscite a capirlo, ma non credo, siete troppo giovani. Chi amava di più il cantico dei cantici erano i monaci, perché nel celibato con ogni probabilità si ha più attenzione a quello che non si ha. Non dico di più, affido la vostra intelligenza. Sta di fatto che da allora c'è stato un continuo andare di monaci al cantico dei cantici, per 1500 anni. Nel 1500 Castiglione,
un autore, un esegeta ormai della Riforma protestante, disse: ma il Cantico dei Cantici è un canto dell'amore umano, dell'amore terreno. Ma attenzione, Castiglion dice: dunque sia tolto dalla Bibbia. Lutero, influenzato da Castiglion, anche lui voleva toglierlo. Come Lutero ha avuto anche la leggerezza di dire: ma insomma, il canone non è proprio un canone, chi l'ha scelto è la Chiesa non è l'ultima autorità, per cui insomma Lutero ha tolto alcuni libri anche del Nuovo Testamento, non gli piaceva la lettera di Giacomo, l'ha tolta dicendo una lettera di paglia, e così voleva togliere il Cantico dei Cantici. Ma noi dobbiamo dire che nonostante questo, quelli che hanno letto il Cantico dei Cantici si sono interessati soprattutto per vederne dentro l'amore tra Dio e il suo popolo. Dio è l'amante, la Chiesa è l'amata e qualche volta la Chiesa è anche stata letta come Maria, la Madonna. I più anziani di voi, qualcuno qui c'è, certamente voi giovani non potete saperlo, ma chi almeno la mia età e praticava i vespri della Vergine Maria, le antifone dei vespri della Vergine, straordinarie, vi auguro di sentirli qualche volta sia in Gregoriano, ma soprattutto in Monteverdi, se amate la musica, le antifone dei vari salmi dei vespri in onore della Vergine erano tutti versetti del Cantico. Nigra sum set formosa, figlie Gerusalem. Sono un po' abbronzata, ma sono bella, figlie di Gerusalemme. Oppure l'altra antifona, la sua destra mi stringe, la sua mano è sotto il mio capo. Qualcuno se le ricorderà. Se amate la musica, sentite i Vespri di Monteverdi, sono una cosa straordinaria. Ma è un'interpretazione solo occidentale, solo fatta dai monaci. All'interno di questa storia vi dico due cose anche divertenti, perché voglio dirvi cose molto precise ma non noiose. San Gerolamo, voi sapete questo grande padre della Chiesa occidentale del IV secolo, esegeta, il più grande padre esegeta, insomma, leggeva la Bibbia, il Cantico dei Cantici gli piaceva. Non sapeva bene, cioè era un esegeta fine, lui non amava tanto l'interpretazione allegorica di Origene, quindi lui capiva che c'era un amore umano lì, ma come dirlo? Perché allora avrebbe scandalizzato molti cristiani. E San Gerolamo, io lo amo molto, dà un consiglio, dice: no, resti nella Bibbia, è un libro che contiene la parola di Dio. Ma lo leggano quelli che hanno compiuto 60 anni, straordinario. Io li ho compiuti, quindi sono autorizzato da Gerolamo a leggervi. È simpatico, è significativo, capiva che insomma non è un libro facile da leggere. Poi più tardi, ecco, io vi consiglio, se qualche volta avete tempo, di vedere questa lettura simbolica. In Occidente l'han fatta San Bernardo. Pensate, San Bernardo è arrivato a scrivere 1500 pagine e ha fatto 11 versetti del Cantico. Dopo di lui il suo discepolo, il suo amico Guglielmo di Saint-Thierry si mette, fa un capitolo. Poi Gilberto d'Oyland, un altro cistercense, tutti della catena dei cistercensi, scrivono commenti straordinari.
Io li ho fatto pubblicare tutti in italiano, tradotti da una sorella e un fratello della comunità nelle nostre edizioni. Sono migliaia di pagine in cui c'è il canto dell'amore di Dio per noi e del nostro amore per Lui. È una cosa straordinaria, però certamente, vedete, non è l'amore umano. Io stesso, il commento che ho scritto del 77, in lontano da chi, lontano da dove, ve lo confesso, se lo vedete non è più stato pubblicato, ma qua e là nelle biblioteche c'è, dicevo no, il cantico va fatta solo un'interpretazione mistica, solo dell'amore tra Dio, e dicevo chi pensa all'amore umano insozza il cantico, come dicevano i rabbini. Poi con l'età ho cambiato idea, come vedete. Ma il primo che ha il coraggio di dire bene che il cantico dei cantici è amore umano è stato Dietrich Bonhoeffer, questo grande testimone santo che voi sapete martire del nazismo, ma soprattutto forse il più grande teologo del secolo scorso. Quello che ha davvero cambiato la maniera di interpretare il cristianesimo. Bonhoeffer scrive dal carcere una lettera del 2 giugno 43 al suo amico Eberhard Bechte e gli scrive: «Vorrei leggere il Cantico dei Cantici come canto dell'amore terreno, perché questa è la migliore interpretazione cristologica». Pensate il salto. Vorrei leggere il cantico come un canto dell'amore terreno, umano, perché questa è la migliore interpretazione cristologica. E per questo dovrò meditare su Efesini 5, quando Paolo dice che il mistero dell'amore tra donna e uomo è un mistero grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Bonhoeffer ha capito tutto. Poi nella lettera del 20 maggio del 44 scrive: «C'è in realtà il pericolo in ogni forte amore erotico di perdere la polifonia della vita». Guardate che sono parole straordinarie. C'è in realtà il pericolo in ogni forte amore erotico di perdere la polifonia della vita. Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore, ma senza che noi indeboliamo l'amore terreno. L'amore di Dio è come il cantus firmus, rispetto al quale altre voci vengono suonate come contrappunto, e uno di questi contrappunti è l'amore umano. Nella Bibbia c'è il cantico, e non si può davvero pensare a un amore più sensuale, più caldo, più ardente di quello che vi è narrato. Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, allora il contrappunto può dispiegarsi con il massimo vigore e la più ampia libertà. È straordinario, sono parole che andrebbero meditate. Dove c'è il cantus firmus, che è il canto dell'amore di Dio, allora l'altro amore umano può dispiegarsi nel massimo vigore e nella più ampia libertà. E infine Bonhoeffer ancora, torno a lui, d'altronde il mio teologo più amato, il 18 dicembre del 43 scrive ancora: «Credo che dobbiamo amare Dio e avere fede in Lui in modo tale che quando arriva l'ora, la nostra ora, l'ora della morte,
noi possiamo andare a Lui con amore e fiducia nello stesso modo. Per dirla in modo più chiaro e semplice, che un uomo nelle braccia della sua donna debba avere nostalgia dell'aldilà e, a dir poco, mancanza di gusto e comunque non secondo la volontà di Dio. Non so se avete presente invece qual era l'ottica cristiana tutta sul lavoro umano ancora negli anni 40. L'amore umano è stato sempre vissuto dopo la grande gelata del IV secolo, in cui nella Chiesa è entrato l'encratismo ed è entrato il dualismo greco e il cinismo angosciato della stagione greca. Il cristianesimo ha avuto una gelata dalla quale non si è mai rialzato fino ai nostri giorni. Una gelata encratica di diffidenza verso tutto ciò che è materiale, di angoscia verso il piacere, verso la sessualità, che è sempre stata vista un ostacolo alla vita cristiana, alla vita spirituale. Bonhoeffer dice che uno, quando sta facendo l'amore nelle braccia della sua donna, deve avere nostalgia del paradiso e mancanza di gusto e non è secondo la volontà di Dio. Se uno sta baciando una donna, la baci fino in fondo. Non è un ostacolo per andare a Dio, ma anzi, il problema è che, conoscendo questa passione, questo amore, trova la maniera di conoscere cosa può significare l'amore, la passione per Dio. Ecco, il Cantico dei Cantici dunque è veramente, come oggi lo leggono tutti gli esegeti, un cantico di amore. Però bisogna restare molto attenti. Perché molto attenti? Perché è una favola d'amore, è una favola bella, non è sempre una favola molto dicibile. Io trovo che è di cattivo gusto, lo dico, con questo non voglio essere infallibile, ma che ormai nei matrimoni si legga un pezzo del Cantico dei Cantici. E vi dico perché. Prima di tutto perché queste metafore più nessuno le capisce, non fa parte del nostro linguaggio. Seconda cosa, perché il Cantico dei Cantici non si regge di per sé su singoli passaggi, ma ve lo dico con Bonhoeffer, tutti i passaggi realmente, realmente contemplanti l'amore umano hanno poi uno sbocco negli ultimi versetti del Cantico, dove c'è davvero tutto il fondamento di questo libro. Il fondamento qual è? Quando si dice: forte, forte come la morte e l'amore, ci arriveremo. L'amore è una fiamma, una vampata divina, Dia, ma ci arriveremo. Per ora cerchiamo di vedere, certo non posso leggervi tutto il Cantico stasera, vi leggo i tre movimenti che ci sono nel Cantico. Un primo movimento, la nascita dell'amore, i capitoli 1-2. Un secondo movimento, l'esilio dell'amore, i capitoli 3-5. Poi il trionfo dell'amore, il capitolo 6-7-8. Ecco, tre parti, se voi volete, un po' come una sinfonia, in cui ci sono tre parti che hanno un andamento molto diverso. La prima parte, la nascita dell'amore, è una specie di primavera, oserei dire nelle quattro stagioni di Beethoven. È lo sbocciare dell'amore. Ognuno se la legge e se ha avuto il processo dentro di sé dell'innamoramento si riconosce dentro. Non può essere diversamente. La parte centrale è ombrosa.
La parte centrale è piena di nostalgia. La parte centrale qualche volta quasi diventa pianto. È una parte in cui l'amore sembra sovente contraddetto. L'ultima parte c'è un ripartire trionfante dell'amore. Finalmente si consuma questa storia in un amplesso sessuale tra l'amato e l'amante, e allora si celebra questo amore come in una cantina, anzi si dice in una cantina, perché l'amore va celebrato col vino, e allora è un grande cantico all'amore, straordinario. Cerchiamo di seguire questi tre movimenti. Il primo movimento, la nascita dell'amore. Se voi aprite il Cantico dei Cantici, fatelo a casa, ma credo che l'avete fatto stasera o nei giorni scorsi prima di venire, voi trovate che il Cantico dei Cantici inizia così: mi baci coi baci della sua bocca, le tue carezze sono meglio del vino. Noi certamente siamo sorpresi di questo. È il preludio. C'è una ragazza di fronte a un ragazzo e la ragazza comincia a cantare: mi baci coi baci della sua bocca. Vedete, le prime parole del cantico, la prima qualificazione dei protagonisti avviene attraverso un canto di desiderio, che è il desiderio che dice la qualità di un uomo e di una donna, il desiderio che esprime la persona umana nella sua pienezza, il desiderio. Noi non ci pensiamo, ma guardate che ognuno di noi trova davvero la sua qualità umana nel desiderio. Dimmi cosa desideri e dirò la tua qualità umana. Perché noi di fatto cresciamo, diventiamo maturi, soprattutto con un allenamento. In tutto, guardate, in tutto. L'allenamento per passare dal bisogno, dalla pulsione al desiderio. È una delle avventure più belle nella nostra vita. Noi siamo pieni di desideri, peggio, siamo pieni di forze caotiche che pulsano in noi. Noi dobbiamo assumerle, dobbiamo discernerle, dobbiamo molto umanizzarle. È un lavoro da cui dipende la nostra felicità, dipende la nostra qualità umana. Nell'educazione, chi educa deve assolutamente stare attento alla dinamica dei desideri, e chi è educato deve lì verificare davvero la sua crescita psicologica, umana, affettiva. Faccio solo un cenno. Passare dal bisogno al desiderio è quell'esperienza che noi facciamo fin da piccoli, esperienza dolorosa, terribile. Noi nasciamo espulsi dal seno di nostra madre, in quell'utero siamo stati 9 mesi, protetti, in quel caldo, in quella situazione in cui sentivamo la madre che aderiva al nostro povero corpo, e quando siamo stati espulsi col parto abbiamo avuto paura. Il venire al mondo è uno dei traumi più grandi che abbiamo. Lo sanno le madri, noi per fortuna non ci ricordiamo. Anche questo è molto bello. Nessuno degli uomini ricorda come è uscito dal seno di sua madre. Anche questo, guardate, è straordinario. La natura o Dio ci hanno pensato, meglio non ricordarlo.
Ma quando usciamo dall'utero di nostra madre ci manca il fiato e la prima cosa che abbiamo bisogno è che la madre o qualcuno per lei tocchi il nostro corpo, ci aiuti a respirare. Le madri sanno che questo lavoro chi aiuta al parto lo fa, perché noi siamo smarriti, passiamo da una situazione protetta a un deserto vuoto che ci appare il mondo. E poi stare sul seno di nostra madre diventa per noi essenziale. Il primo atto di fede lo facciamo neanche, non permettetemi di dire il seno, per noi quando siamo piccoli non è il seno, è una collina di latte. Nient'altro, avete mai visto i bambini? Non percepiscono assolutamente la madre, per loro è una collina di latte, è la matrice. E si avventano e succhiano, perché il bisogno, la pulsione, li fa mangiare, hanno fame. E le madri sanno, cosa straordinaria, che a un certo punto bisogna dire al bambino, non subito, non sempre. Tu hai bisogno di latte? Non sempre, non subito. È lo svezzamento. Terribile operazione che lo sappiamo, alcuni che non lo vivono bene sono tutta la vita segnati da quello, psicologicamente e affettivamente. Non facciamoci illusioni, perché essere svezzati, se la madre non lo fa con le dovute maniere e se noi non riusciamo a interpretare la madre, per noi diventa traumatico. E ci sarà sempre un rapporto sbagliato con nostra madre. Non lo ripiglieremo più se non a certe condizioni qualche volta costose. Ma perché la madre dice non sempre? Noi di notte vorremmo sempre poppare e svegliamo, i genitori lo sanno, ma devono assolutamente non sempre, non subito. E il non subito, non sempre fa sì che passiamo dal bisogno al desiderio, è un'arte lunga, non è facile, perché in noi prevale la pulsione, prevale l'istinto, prevale il bisogno che non vorrebbe diventare desiderio, perché è faticoso far passare una cosa da bisogno a desiderio. Quando penso a queste cose mi ricordo, permettetemi una cosa che voi giovani non potete neanche sapere, ma io vengo da un'età, nel dopoguerra, siccome allora per la carestia, la fame, le donne non sempre avevano latte e bisognava svezzare il bambino anche prima, sapete le madri cosa dovevano fare? In modo che il bambino non volesse sempre succhiare a quella collina, a quella matrice, pigliavano un tappo di bottiglia, lo passavano nel fuoco, diventava nero, si coloravano il seno di nero e il bambino, vedendo il seno nero e succhiando quell'odore di fumo, a un certo punto non voleva più succhiare. Lo svezzamento era fatto addirittura a quel prezzo, perché era necessario, perché comunque uno deve passare. Ebbene, ci sono tanti svezzamenti, faccio notare che nella sessualità è la stessa cosa. Noi uomini siamo davvero diversi dagli animali, diversissimi. Un animale viene espulso dal seno dalla madre, se la cava da solo. O ha bisogno di pochi giorni della protezione dei genitori. Viene al mondo in un tempo rapido. Noi tra tutti gli animali, noi uomini, siamo invece un essere che nasce prematuro. E la nostra storia, la nostra difficoltà sessuale è anche dovuta a questo. A 13 anni un uomo, un ragazzo, può essere padre.
può unirsi a una donna. Una donna a 11-12 anni può essere madre, può unirsi a un uomo, tutte e due sono fecondi. Ma che senso avrebbe che due si uniscono e diventino padre o madre a quell'età? Perché significativamente, quando ci sono degli atti con questa età minore, anche tra minore, finiscono per essere violenza, stupro? Perché la nostra sessualità è impetuosa, è un bisogno. Quale errore nella Chiesa quando dicevano che i ragazzi perdevano la bella virtù? Chi lo diceva non sapeva cosa diceva. Perché in realtà noi ragazzi a 12-13 anni siamo un fascio di impurità. Abbiamo tutti desideri caotici, impuri, non siamo assolutamente innocenti. E la crescita è proprio quella di discernere, passare dal bisogno sessuale, dallo stimolo sessuale al desiderio. E ci vuole dunque anche qui la legge, non subito, non vicino a te. Ecco perché la dinamica dell'incasto sempre è stata condannata. Cercalo più lontano da casa tua, non nel tuo clan, non nella tua famiglia, non nel tuo quotidiano. Ecco perché aspetta dilazione, c'è sempre stata. Certo, con ogni probabilità 2000 anni era possibile che questa maturazione a 16-17, oggi sappiamo che per fare un uomo e una donna non bastano 2-3 anni, è tanto vero che poi nella società pensate addirittura adesso al ritardo con cui due si sposano, la maturazione è molto più lenta. Ecco allora il desiderio, nella prima parte del cantico c'è il desiderio, perché il desiderio è una condizione di palestra, di esercizio, di disciplina, perché noi siamo umanizzati, perché la violenza che insita nella sessualità venga discreta, venga conosciuta, perché noi siamo violenti. Siete tutti ormai con una certa età. L'orgasmo stesso in noi uomini ha una carica forte di violenza. Ecco perché dobbiamo disciplinare, dobbiamo attendere. Non pensate che quando certe preoccupazioni della Chiesa siano preoccupazioni dogmatiche, non ve le direi se fossero dogmatiche, sono antropologiche, servono per l'umanizzazione. Ci vuole un lungo tempo per far passare il desiderio, per far passare il bisogno, la pulsione al desiderio. Una dilazione di alcuni anni. La sessualità non è un fenomeno anodino e innocente. Implica, mette in causa forze oscure e terribili. È apparentata alla violenza, ci dicono tutti i sessuologi. Ecco perché la prima parte del cantico è un grande esercizio di desiderio. Mi baci coi baci della sua bocca. Vedete, desiderio della ragazza espresso con un canto, e il desiderio si canta. Anche in questo si deve molto imparare, molto imparare. Il desiderio è quello di baci, di molti baci. E il desiderio che abita un giovane è un desiderio forte, che fa venir meno, turba, scuote, fa impallidire e arrossire. Che meraviglia quando si vedono queste persone innamorate di 16-17 anni. Io mi ricordo allora che ogni volta che vedevo la ragazza di cui ero innamorato diventavo rosso. Qualche volta l'aspettavo andando a pigliare in una cascina il latte, perdevo la bottiglia di mano perché la vedevo e non capivo più niente. Sono cose che tutti proviamo, è un esercizio al desiderio. Certo, il bacio già nell'ebraismo era qualcosa di estremamente decisivo, perché il bacio, voi capite, è mettere insieme il respiro.
e mettere insieme ciò che c'è di più intimo all'infuori del nostro corpo, al di là delle parti genitali. E quindi c'è davvero, mi baci coi baci della sua bocca. E per vedere come questo bacio può essere qualcosa di straordinario, se qualcuno può, vada a leggere le 30 pagine solo su questo versetto, mi bacio coi baci della sua bocca, di San Bernardo. Voi vi direte, un monaco sembra avere più esperienza di tante altre riviste. Ma perché è pensato? Perché la cosa è vista? Perché tutto è umanizzato? Vi leggo un pezzo di Zalman Schnur, un poeta ebreo che così commenta il Cantico dei Cantici attualmente. Mia colomba, mia amata, tu sai come baciamo noi ebrei. Noi baciamo fino a quando il cuore non si distingue più dall'altro cuore, quando il petto contro il seno nessuno dei due sa chi dei due respira, quando materiale e immateriale spariscono, non resta che un solo soffio, quando non esistono più parole, ma solo il parlare degli occhi. Quando gli occhi si guardano e sanno parlarsi e il respiro nella bocca unica, quello è il bacio. Ecco, vedete questo desiderio che si pone in tutta la prima parte. Desiderio d'ebbrezza, come lo chiamava Rimbaud, désir d'ivresse. L'amata si augura gli affetti del tatto, del toccare. Le tue carezze mi inebriano più del vino. In ebraico sono i dodim, le tue carezze, il tuo toccarmi, che è l'insieme delle tenerezze. C'è una parola ebraica che vi dice che cos'è questo amore umano. Nessuno di voi si scandalizzi, perché c'è una parola ebraica che si chiama sod. Allora, ogni tanto questa parola ricorre nei Salmi, il sod del Signore per chi lo teme, e certamente non si poteva far altro. Normalmente i traduttori cattolici dicono il segreto del Signore per chi lo teme. Io nella mia traduzione ho messo l'intimità, ma anche l'intimità è molto poco. Il sod è il linguaggio, è il linguaggio dello stare accanto di due innamorati, in cui non si dicono più nulla, ma stanno insieme in una grande intimità. Ecco ciò che chiede questa ragazza verso il ragazzo. Vi devo anche fare una precisazione, che sia chiara, e guardate che con questo vi dico per dirvi la verità, ma non per depotenziarvi. I traduttori della Bibbia, non so l'ultima versione, non l'ho confrontata, perché io normalmente non seguo molto la traduzione della Bibbia italica, ma chi ha la Bibbia italica fino a 2 anni fa, troverà sempre nel Cantico dei Cantici lo sposo, la sposa, lo sposo, no. Questo è qualcosa che hanno aggiunto per aiutare la lettura cattolica. No, lì non c'è né sposo né sposa, sono un ragazzo e una ragazza. Non è neanche un amore nuziale in alleanza, mai da nessuna parte del cantico si parla di matrimonio, di nozze. No. È l'amore umano come sboccia, che di per sé è santo. Questo io capisco che per noi oggi cattolici è difficile, però non dimenticate che l'amore, se è vero, se è una storia, se è fedele, di per sé rimanda a Dio, ha bisogno nessuna benedizione su di sé. Questo capisco che è una cosa difficile da capire. E giustamente la Chiesa, per venire incontro e per far sì che gli uomini capissero di più e non si perdessero in questo amore,
ha previsto che le nozze siano benedette, ma le nozze sono benedette dalla Chiesa dal 1200, non prima. Prima i due a un certo punto decidevano pubblicamente che la loro era una storia d'amore fedele e non c'era assolutamente, perché il sacramento del matrimonio ha come ministri gli sposi, mica il prete. Il catechismo ve lo dice con chiarezza, l'ha anche detto il vecchio catechismo a me quando lo imparava. Ministri del matrimonio sono gli sposi. E alla fin fine la benedizione c'è per esplicitare che c'è un'alleanza, una storia, ma ciò che conta è l'amore in una storia, non l'amore occasionale, non l'amore come occasione, ma in una storia d'amore. Io a volte ho nostalgia di vedere dei cristiani che invece sempre di parlare in termini giuridici parlassero di storia d'amore, ma S con la S maiuscola. Questo allora sarebbe davvero, secondo me, dire la verità delle nozze umane e cristiane, ma non ne siamo ancora capaci. Secondo elemento che trovate in questa parte del cantico è il profumo. Ah. Io ho una particolare passione per i profumi. Sono cresciuto che mia madre, prima di uscire di casa, fin quando facevo le elementari, mi diceva: Enzo, aspetta, e mi metteva due gocce di Eau de Cologne Roger Gallet dietro le orecchie. Da allora i migliori profumi credo di averli. Chi mi passa vicino ogni tanto è sorpreso, ma i profumi sono una cosa straordinaria, anche perché, vedete, il profumo è davvero qualcosa che dell'altro entra dentro di noi. Come il bacio, così il profumo. Il profumo conducono in un mondo particolare, a volte incomprensibile. Voi sapete che ciascuno di noi ha un odore. E un tempo la gente era più esercitata a percepire l'odore dell'altro, poneva più attenzione a questo aspetto della relazione umana, e forse era un tempo in cui l'altro profumava di più. Oggi invece ovunque c'è bisogno di deodoranti, che vergogna, segno che qualcosa ha imbarbarito il nostro corpo e le nostre relazioni, per cui percepiamo il nostro odore come puzza che va coperta, nascosta. Non sarà anche questo mancanza di qualità della vita? Perché chi ha una vita di qualità profuma, chi non ha una vita di qualità puzza. Questa è una verità, guardate che è una verità umana, è così. Così come uno dai 40 anni in su, lo diceva già Giovanni Crisostomo, ha la faccia che si merita, perché se l'è fatta e se l'è costruita. Quindi guardate uno dai 40 anni su, dalla faccia che ha e dalla puzza che ha, e capirete molto più che ascoltarlo. Allora in questo cantico l'amata amante dice: il tuo profumo è come il tuo nome, è profumo che si spande. Anche qui permettetemi, ai più anziani di voi, forse solo qualche sacerdote, ma non sono neanche anziani, vi ricordate quella straordinaria antifona Oleum effusum nomen tuum? Il tuo nome è profumo che si spande. E anche un'antifona della liturgia del Sabato Santo ancora oggi nella liturgia orientale. In ebraico, poi, permettetemi, tutto questo ha un gioco meraviglioso, perché profumo si dice shemen, shemen. Poi c'è shlomo, che vi ho già detto, poi c'è shulamit, e poi qui si dice ancora Jerusalem, Gerusalemme. Cioè si è trascinati Shem, Shlomo, Shulamit, Gerusalem. Si è trascinati in questa sonorità leggera, sibilante, sottile, che ricorda il fruscio dei vestiti di seta, sempre profumati. Insomma,
è veramente bello, il tuo nome profumo che si spande. Vi è mai capitato quando siete innamorati che ridite il nome della ragazza di cui siete innamorati o viceversa? Quando uno innamorato va in giro, dirà, non so chi era la vostra, Gabriella, Gabri, Gabri, Gabri. Ci viene normale dire il nome della nostra amata. E il nome dell'amata o il nome dell'amato per l'amata è profumo che si spande. Ricordare il nome è come avere la sua presenza vicino. E allora chiamami, attirami con il tuo profumo. Vedete, il profumo in questa parte diventa strumento di incontro amoroso. Ma a ben pensarci, è essenziale in ogni relazione umana. Spesso, lo sapete, ce lo dicono le scienze umane, molti ci sono antipatici perché hanno un odore che non è gradito alle nostre narici. E molti amori finiscono perché a un certo punto da parte dell'altro partner dell'amore non c'è più profumo, ma sovente c'è puzza. È così. E allora ecco, qui siamo in Oriente, siamo nel mondo orientale, ebraico, i profumi hanno un valore enorme. Chiamami, attirami con il tuo profumo. Vedete, desiderio di fissare la bellezza. Se la relazione erotica è apparentata alla relazione estetica, fa sì che ci debba essere il profumo. Perché? Anche questo aiuta che la violenza carnale non si esaurisca e non diventi consumatrice. Il piacere estetico vuole indugiare, si apre alla comunicazione, ma ci vuole una grande arte, una grande disciplina per capire che tutti i sensi devono entrare nella conoscenza dell'altro. Nell'amore è così, l'odorato, il suono della sua voce, i baci, la sua pelle, il tatto. L'amore umano è tutto questo. Il Cantico dei Cantici non ha paura, vedete, a chiamarlo con tutta l'esperienza dei sensi. E poi il desiderio ancora, con cui questa prima parte si conclude. Ah, mi introduca il re nella sua stanza regale. Sì, tu sei degno d'essere amato. Ah, ma capisco perché tutte le ragazze si innamorano di te. Vi dico, il linguaggio non deve ingannare. Non c'è un amore di una ragazza per un re, ma nell'amore i due partner sono sempre re e regina. Sempre re e regina. L'amore ci trasfigura e per noi anche una moglie a volte contadinotta o un marito contadinotto, ma sono re e regina, principe e principessa. E così noi, avete mai sentito, mia moglie è più bella di tutte, poi la vedete, insomma. Però chi la ama la vede così, è così, è il linguaggio dell'amore. Il preludio finisce, ma ormai ci sono tutti gli elementi perché la storia d'amore si snodi, si sviluppa. Insomma, in questo primo movimento, ragazzo e ragazza sono effettivamente l'uno di fronte all'altro, in un faccia a faccia. Desiderio espresso, mi baci coi baci della sua bocca. Vedete, non dice baciami coi baci della tua bocca. È alla terza persona, è un desiderio. I due non sono vicini, hanno un desiderio l'un dell'altro. Non c'è ancora stato l'incontro. Si sono visti, si sono innamorati. Ma in tutto questo movimento del capitolo 1-2, vi dicevo, l'amore diventa sempre più desiderio. Vi consiglio, se avete la capacità e se avete la possibilità, leggete le pagine di amore in questo senso di Marguerite Yourcenar, questa straordinaria donna.
questa romanziera che credo tutti conoscete perché insomma i suoi libri ormai sono tradotti, e certamente una romanziera tra quelle più capaci di installare cammini di umanizzazione nell'amore. O leggete Histoire d'amour, storie di amore di Yulia Kristeva. L'amore, vedete, in queste pagine, voi direte, ma parla, ma è l'amore parlato, è l'amore logiche, secondo il logos, perché quando l'amore non è parlato diventa violenza. Nell'amore non parlato si tende a cosificare l'altro, a strumentalizzare l'altro. Anche lì, i ragazzi che fanno l'amore quando non sono ancora in una capacità di assumere il gesto genitale, sessuale, non a caso non parlano. Non parlano. C'è solo della violenza, del bisogno. E a volte molte storie dell'amore iniziano male per quello. All'amore bisogna fare attenzione. Bisogna davvero allenarsi nell'amore. L'ars amandi è difficilissima, umanamente difficilissima, ma se la si percorre soprattutto con questa attenzione che tutto diventi desiderio, se non si ha fretta del subito e tutto, allora l'ars amandi umanizza, il fare l'amore diventa un'opera d'arte. Direi di più, uso una parola di Giovanni Paolo II che mi ha fatto arrossire quando l'ho sentita ormai 30 anni fa. Giovanni II disse che il fare l'amore è la liturgia dei corpi. Giovanni Paolo II, la liturgia dei corpi. Vedete cosa può essere l'amore? È straordinario. Certo, è una visione che va assunta a caro prezzo, non è facile. L'amore non può mai essere egoista, non può mai essere piacere per me, ma sempre piacere di, e sempre all'interno di una situazione in cui l'altro, partner dell'amore, sta davanti a noi in tutta la sua alterità. Vedete, nel Cantico dei Cantici c'è un grande amen alla sessualità. La sessualità non è vista in modo angosciato né cinico. È un amen a quell'ero sessuale che Dio vide che era buono quando creò l'uomo, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ebbene, poi abbiamo la seconda parte. La seconda parte, vi dicevo, è l'esilio dell'amore. Il tono di questa sezione è notturno. Ci sono elementi di sogno. L'atmosfera è quella dei notturni di Chopin. Un sogno di una mezza estate. Provate a sentire questi capolavori musicali e accompagnateli con la lettura dei capitoli 3-5 del Cantico. È un sogno. Chagall ha interpretato bene questo. Voi sapete che Chagall ha dedicato parte della sua vita al Cantico dei Cantici. L'esposizione di questo straordinario è proprio nel Musée Biblique a Nice-Maritime, dove ci sono tutti i quadri, ma sono più di 150 le opere fatte sul Cantico. E lui da ebreo, credente, peraltro con uno sbocco cristiano, ha dipinto bene queste parti notturne in cui lo sposo e la sposa sembrano volare in cielo, avete presente, c'è tutto un mondo onirico attorno. Che cos'è questa parte? È quello in cui i due amanti
non sono più vicini. Si ha la descrizione di un rapporto che è caratterizzato da distanza, separazione, assenza. L'amore è una vicenda, l'amore vero è una storia. Se l'amore è solo un incontro fugace, un'occasione d'una sera, non c'è né distanza, non c'è separazione. Ma se l'amore è iscritto in una storia, se non è passaggero e effimero, allora nella distanza c'è l'esilio. Nasce un'altra dimensione dell'amore, quella dell'attesa e della ricerca reciproca. Vedete questi capitoli notturni al cuore del Cantico dei Cantici, vanno anche letti come una crisi dell'amore. In tutte le storie di amore viene prima o poi la crisi. E oggi forse in questa società l'amore è più fragile e sappiamo che le crisi le patiamo di più. Non abbiamo molte sponde alle storie d'amore. E allora è più facile che la storia si interrompa, che la crisi diventi irreparabile, mentre invece noi non ci dovremmo stupire della crisi tra due amanti, ma ci dovremmo stupire che quella crisi non fa crescere l'uno e l'altro. Non è possibile nell'amore che non ci sia una crisi. Prima o poi, stando insieme, vengono fuori le differenze, vengono fuori dei contrasti, delle incomprensioni. Tutte le storie d'amore sono così. Ma se c'è davvero l'amore, l'amore chiama a questo allenamento per superare insieme le cose, per diventare più buoni. Noi non lo diciamo abbastanza, ma nelle storie d'amore ciò che è più determinante è quando un amante dice all'amata: stando con te sono diventato più buono. E l'amata dice all'amante: stando con te sono diventato più buono. Questo è il grande miracolo di una storia d'amore. Pensateci, ma è la cosa più bella. Abbiamo avuto crisi e le abbiamo superate insieme. C'è stata distanza, è stata l'occasione per amarci di più, per non cedere alla routine, al quotidiano, a ciò che si dà per scontato. Abbiamo provato il sentimento del desiderio, della nostalgia. Ecco la zona notturna in mezzo. C'è una separazione, c'è il desiderio di ritrovarsi. Che tristezza quando due persone stanno sempre insieme e non si separano mai. A me sembrano simili alla vite che ha trovato il suo bullone, né più né meno. No, bisogna imparare anche a star lontano tra amanti. Certo, in un ritmo che non contraddica l'amore, ma per salvaguardare l'alterità, per esercitarci ad affetti che non siano ristretti a un affetto che a volte strangola all'interno di una coppia. Ci sono delle coppie che in realtà sono semplicemente dei sifoni l'un per l'altro, non hanno più spazio per gli altri, per l'amore, per gli amici, per incontrare gli altri. Quello è un amore, guardate, che provoca due cose, ve lo dico per esperienza, non diretta. Per esperienza, prima cosa, provocano la senescenza precoce dei sensi. C'è una senescenza che arriva precoce. A un certo punto si è talmente chiuso il rapporto che non c'è neanche più gusto a fare l'amore insieme. E seconda cosa, si finisce per stare in un amore asfittico che conosce solo una forma, che poi non è capace di aprirsi ai figli veramente, che non è capace di sopportare quando i figli se ne vanno e abbandonano il padre e la madre per necessità di essere loro una sola persona.
e devono interrompere l'amore coi genitori. Perché se un figlio ama i genitori più che sua moglie, il matrimonio, la storia è finita. E se una figlia ama più i genitori del marito, non c'è futuro a quel sentimento. Lo dice la Bibbia ben 3200 anni fa. Perciò l'uomo abbandonerà il padre e la madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola persona, una sola carne. Insomma, qui c'è una distanza, non si trovano, si perdono. E allora a un certo punto c'è questa ragazza che va a cercare, l'ha perso, non sa più, di notte va in città, si mette a cercarlo qua e là, però sapete, una donna in quei tempi che gira di notte non era molto prudente, perché c'erano donne che giravano di notte ma facevano il mestiere. Quindi a un certo punto le guardie della città la pigliano, dicono: che fai? E lei è talmente innamorata che dice: anche se mi pigliano per prostituta, ma io amo il mio amato. E allora dice: ma dove sei? Ti vengo dietro, dimmi dove vai a pascolare il gregge. C'è tutto un canto straordinario. Poi dice: nel mio letto durante la notte ho cercato l'amato del mio cuore, l'ho cercato ma non lo trovo. Sovente poi dice che si è addormentata con quella paura in cui di notte si sogna. E poi a un certo punto, è vero o no, sente il chiavistello della stanza che è toccato. Ma lei dorme, non si sveglia, non capisce che è l'amante. E dice nel sogno: ma mi sono appena addormentata, ma come faccio adesso ad alzarmi dal letto? Ma poverina, devo mettere i sandali per arrivare fino alla porta. No, dormo. E mentre un coro dice: non svegliatela mia bella, non svegliatela mia bella. E poi però si sveglia, va alla porta e lui non c'era più. E allora comincia a piangere, comincia a cercarlo. Io dormo ma il mio cuore veglia, un rumore, è l'amato del mio cuore che bussa. Aprimi amica mia, mia colomba, mia perfetta. Sono nuda? Come dovrei vestirmi? Mi sono tolta i sandali, mi sono lavata i piedi, se mi alzo per aprirti li sporco. Poi il diletto cerca il chiavistello, lei non ce la fa più, la voglia di lui diventa insostenibile, si sveglia, va alla porta, stringe la maniglia con le mani sudate per l'emozione, sente il profumo lasciato dal suo amato. Ma come apre, lui non c'è più. Presenza elusiva. È straordinario anche questo. L'amore chiede di ripartire da capo. E così, tutta questa zona è notturna, esilio. Mi permetto di dire, quando leggo questa parte sotto il segno dell'esilio, di questi che si rincorrono, di questo che è scappato, mi viene in mente non solo la fase onirica di Chagall, ma anche l'onericità straordinaria, silenziosa, di un vostro pittore che mi onora con la sua presenza stasera, perché indubbiamente ci sono quei fuggiaschi, quegli amanti che si muovono, che hanno uno strumento sovente musicale dietro di sé. L'Ungaretti è veramente qualcosa che mi fa pensare a queste scene del Cantico come quelle di Chagall. Straordinario vostro bergamasco che abita a pochi passi di qui. Poi c'è il terzo e ultimo movimento. È l'atto finale. Una parola forte. Unica è la mia colomba, unica la mia perfetta. Un'affermazione che contrasta fortemente con ciò che precede. Prima
Si è cantato 60 sono le regine, 80 le concubine, le amanti senza numero per Salomone. Ma questo amante dice per me. Si tenga Salomone tutte ste concubine, si tenga Salomone le 80 escort, faccia lui, a me basta la mia unica. Guardate che straordinario, mi basta la unica. Dove vedete l'amore straordinario di una vicenda in cui si è mai detto che sono nozze? Vi ho detto un amante e un'amata. Ma quando uno dice in una storia d'amore lei è unica, si dice la fedeltà, si dice ciò che sempre ha cantato la teologia cristiana delle nozze. Unica è la mia colomba. L'amore è un incontro di un io e di un tu. Fa nascere una coppia in cui il valore del soggetto è incomparabile, inestimabile. Io e tu diventano re e regina e i paragoni puntano sullo straordinario. Lui dice: tu sei come aurora, bella come la luna, fulgente come il sole. Anche qui i più anziani si ricorderanno che questo era un inno mariano. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna. Vedete che lo sanno i più vecchi. È il cantico che si diceva a Maria. Non avevamo la forza di dire amore umano. E lei risponde: il tuo palato nel baciarti è come vin santo. Guardate, la traduzione di vin santo è mia. Dice è come vino, ma io penso solo il vin santo, o meglio ancora lo zibibbo, per chi lo conosce. Mi raccomando, i giovani che si amano, bevete un bicchiere di zibibbo col cantico dei cantici e sarete a posto. Insomma, qui c'è davvero il canto. E allora, ecco le parole, parole essenziali. Io sono per il mio amato. State attenti che questo è un verso straordinario, che non commentano mai i commentatori del cantico, perché capisco niente. Io sono per il mio amato, la sua brama è per me. Attenzione, non vi dice nulla sto versetto? Io sono per il mio amato e il suo desiderio è per me? Non vi dice nulla? È il capovolgimento esatto di Genesi 3:6. Quando Dio pronuncia la condanna sull'uomo e la donna peccatori e dice alla donna: verso l'uomo sarà il tuo desiderio, la tua brama, ma lui ti dominerà. Versetto che spiegava la soggezione della donna al maschio, il patriarcato nell'antichità. Il cantico capovolge. Io sono per il mio amato, io donna amata, e il suo desiderio è per me. Non più il desiderio della donna per l'uomo, come in Genesi, ma anche la reciprocità. L'uomo e la donna dal cantico sono messo davvero su un piano orizzontale di parità. La donna desidera l'uomo, ma l'uomo non la domina. Il cantico dei cantici, vedete, ha il coraggio di dimostrare che è possibile il capovolgimento di questa condizione in cui la donna desidera l'uomo, gli va dietro, ma l'uomo la domina. E poi il movimento continua. Insomma, questa donna vorrebbe a un certo punto baciare questo ragazzo per la città dove l'ha trovato. Ma sapete, adesso voi vi baciate in pubblico, nessuno vi dice nulla. Ma se aveste la mia età, e solo se io avessi baciato qualcuno ancora fino a 25 anni, avrei preso bastonate, sputi dai passanti e bastonate a casa mia. E non pensate, queste sono tutte cose post 68.
E allora lei cosa dice? Vorrei baciare il mio amato, non ce la faccio. E guardate cosa ha il coraggio di dire. Ah, se tu fossi mio fratello, che sta, se gli altri pensassero che sei tu mio fratello, incontrandoti ti bacerei, ti abbraccerei per strada, nessuno malignerebbe, poi ti porterei a casa mia, ti farei bere del vino inebriante e tu mi insegneresti l'amore. Guardate che meraviglia. Cioè, verrebbe da dire che un film di Zeffirelli che ho visto tantissimi anni fa, Straordinario amore senza fine, non so se qualcuno di voi l'ha visto, forse uno dei più bei canti cinematografici all'amore umano. L'amore, insomma, vedete, mantiene il suo mistero, è difficile raccontarlo, ci si deve limitare a dire segreto meum mi. Il mio segreto è solo per me. Il cantico arriva alla conclusione, con parole che normalmente sono attribuite alla donna, ma il testo in verità resta indeterminato. E questo mi sembra importante. Sono quei versetti che fin dall'inizio dicono la cosa più straordinaria del cantico, e perché il cantico è parola di Dio. Spero di farvi capire, è un po' vergogna in un'ora di avervi fatto tutto il cantico, perché in realtà vi potevo fare il primo versetto, ma spero che abbiate capito. Tutta la storia è amore tra un ragazzo e una ragazza, un giovane e una giovane, un uomo e una donna. Amore umano, ripeto, nella storia, non come incontro effimero, in una storia d'amore e nella unicità dell'amore tra i due. Ma alla fine qual è lo sbocco straordinario? È che poco importa se l'uno e l'altro, in ebraico non si riesce a capire, uno dice all'altro, mettimi come sigillo sul tuo cuore. È la parola conclusiva di quest'amore terreno. Mettimi come sigillo sul tuo cuore. La prima parola era quella che metteva in conto il mio amato per me e io sono per lui. La seconda parola nel secondo tempo era quella che metteva in conto il mio amato è per me e io sono per lui, ma unica è la mia colomba, la mia perfetta. La terza parola è mettimi come sigillo sul tuo cuore. Perché? Perché forte come la morte è l'amore, tenace è l'amore come l'inferno, fiamma di Dio, fiamma divina, fiamma di Yah è l'amore, e appare il nome di Dio. E qui concludo velocemente. Voi sapete che tutte le letterature del mondo a un certo punto hanno voluto rispondere alla domanda, ma c'è qualcosa che vince la morte? Tutte, guardate, tutte le culture. Perché la morte è la cosa che noi soffriamo di più, è l'ingiustizia che sentiamo tutti. Dice la Yourcenar, che peraltro non era una donna credente, non era cristiana, ma una donna straordinaria. Dice la Yourcenar, ognuno di noi quando dice nell'amore io ti amo, certamente pensa che l'amore è eterno. Se pensasse la morte lo tronca, non è capace a dire io ti amo. E allora vedete, tutte le culture si sono chieste, ma c'è qualcosa che vince la morte? E tutte hanno risposto sì. Forse che vince non lo sappiamo. Ma se c'è qualcuno che è degno di fare il duello con la morte, questo è l'amore. I greci dicevano Eros Thanatos. Eros,
amore passionale, Thanatos, la morte. Il cantico dice la stessa cosa. Se c'è qualcuno che può fare il duello con la morte, è l'amore. Forte come la morte, l'amore, l'unico degno di guerreggiare con la morte. Tenace come l'inferno è l'amore. L'amore è una vampata divina. Ma il cantico si ferma qui. È l'Antico Testamento. Sarà il Nuovo che darà la risposta. Gesù Cristo, avendo amato i suoi fino alla fine, essendo stata la sua vita solo amore umano, perché lui come uomo ha amato, a tal punto che amando come uomo, exegesato, ha narrato Dio, e non a caso Giovanni è quello che dice che lui ci ha narrato Dio, ma è l'unico che arriva a dire che Dio è amore, definizione ultima dopo la quale non ce ne saranno più di Dio, e solo lui la dice nella prima lettera al capitolo 4 versetto 7, perché Dio è amore. Gesù, avendo vissuto la vita dell'amore, non poteva morire per sempre, e l'amore con cui ha vissuto ha vinto la morte, è stato causa della sua resurrezione. Dio, che è amore, non poteva smentire l'amore di suo figlio, e allora l'amore di Gesù Cristo ha vinto la morte per sempre, il nocciolo della fede cristiana. Allora voi capite perché l'amore umano è di una tale dignità nella Bibbia, se lo capiamo, perché è la narrazione dell'amore di Dio, perché l'amore di un uomo ed una donna rimandano a Dio che è amore. E la lotta che un uomo e una donna fanno per amarsi è l'unica cosa che può vincere la morte. Non c'è nulla di più grande che amare fino a dare la vita per gli amici. Tra marito e moglie, tra amanti, tra amici. Se voi vivete davvero l'amore, voi vincete la morte, e verrà il giorno in cui recupererete l'amore nella resurrezione, nella vita eterna, perché molte cose andranno perdute della nostra vita, ma l'unica che sarà salvata tutta credendo